In diretta dalla sala stampa dell'Anfranchi, dopo l'undicesimo turno dello United Rugby Championship tra Zebre e Munster, due mete per le Zebre che escono sconfitte 17-34 contro gli irlandesi. E, siamo qui con il capo allenatore Emiliano Bergamaschi e capitano seconda linea David Sisi. Emiliano, un buon approccio alla partita da parte delle Zebre, due falli per parte, una touche rubata nei primi 15 minuti. E che partita è stata dal tuo punto di vista? Abbiamo pensato che la partita sarebbe troppo difficile perché loro sono una squadra, anche giocando con giocatori giovani, una squadra molto bene travagliata, molto clinica, e quando loro hanno preso l'opportunità hanno segnato. Ma noi per momento abbiamo potuto fare quello che abbiamo parlato di mettere loro sotto pressione, e credo che a livello del contatto abbiamo avuto un buon gioco con buona velocità di uscita del rack, e abbiamo generato opportunità per segnare di più, ma questo è lo che dobbiamo migliorare sicuramente per essere più competitivo. David, le due mete delle Zebre sono venute da episodi. The two tries of Zebre came from two episodes. It wasn't easy to score against such an organized defense of No, Munster. sono bravi, sono bravi. Sono una squadra top del mondo. Abbiamo fatto veramente bene. In 5 anni che sono stato qui, noi abbiamo fatto una partita, specialmente nella mischia, come così, contro una squadra che loro non mettono. C'è tanti aspetti che io sono contento, ma per me dopo 60 minuti era 10-22, c'era un'opportunità per me, un'opportunità vera. Non sono contento che abbiamo mancato questo, ma abbiamo fatto bene in tanti aspetti. Sì, Come hai detto? un altro obiettivo per oggi era combattere fino alla fine della partita. Noi abbiamo segnato nell'ultimo minuto, e la squadra ha combattuto fino all'ultimo minuto, e quello è importante per noi. David, what have you said to the boys in the changing room at the end of the first half? Ho chiesto ai ragazzi, io primo tempo voglio vedere un'inizio molto veloce, molto forte nelle prime 10 minuti abbiamo fatto, e poi c'era qualche ora dopo questo, e poi ho chiesto per la stessa cosa nel secondo tempo, ho detto dobbiamo iniziare forte, abbiamo fatto questo, per me questa è una cosa buona, ma dobbiamo fare tutte le cose per 80 minuti. Stiamo crescendo con un nuovo sistema, ma c'era un'opportunità oggi contro una squadra, cosa ho detto, top del mondo. Per me, ok, va bene, abbiamo fatto bene in tanti aspetti, ma non sono contento perché io voglio fare una partita e voglio vincere. You were in the changing room at the end of the first half, but on the pitch there was a farewell ceremony of Tommaso Castello, our former captain. C'è stata appunto la cerimonia all'intervallo. Tommaso Castello, il nostro ex capitano, tu che l'hai conosciuto bene, che persona è stata, che tipo di capitano è stato per le Zebre, il contributo che ha dato? In short, I love Tommy Costello. Veramente un leader. Diciamo inglesi, I'd go to war with him every day. E l'ho fatto per 5 anni. Lui è un bravo ragazzo, veramente forte, intelligente anche. It's sad to see him leave rugby. Sono contento che lui non può giocare, ma questa è la vita, è il nostro sport. Lui ha fatto un infortunio. È nostra vita, ma veramente lui è una persona che è stato bene per il nostro club per tanti anni,
contro tanti sfide, tanti sfide. Lui ogni volta ha fatto le cose per noi, per questo club. So, personalmente grazie Tommy, che non ho visto lui al secondo tempo, ma in buona fortuna per il futuro. What is the best teaching he gave you as a captain, now that you are the captain of the team? Per me lui era sempre un esempio sul campo, perché lui gioca, lui fa una partita molto diretto, sempre. Lui è un esempio mi ricordo bene contro Edimburgo, era lui che ha insegnato le meta, che ha cambiato questa partita, e dopo abbiamo fatto una grande festa con lui. Per me is a good memory. E lui, yes, lui ha giocato sempre, lui è sempre un esempio per noi. So, solo così gioca. Possiamo parlare tanto as a leader, ma dobbiamo fare, e lui ha fatto ogni volta. Emiliano, adesso abbiamo 2 settimane di sosta e torneremo a giocare il 19 febbraio a Cardiff, la trasferta. Una buona opportunità queste 2 settimane per cementare di più il gioco, e quali sono gli aspetti su cui lavorerete in particolare? Sì, sicuramente queste 2 settimane saranno importanti per continuare a sviluppare il sistema o l'idea di gioco che abbiamo, entrare di più nei dettagli, perché abbiamo lavorato tantissimo in avere chiarezza, ma per questo abbiamo optato per un'opzione simple, e allora possiamo andare avanti con un poco più di dettagli, che sarà o ci darà quella effettività che abbiamo bisogno per segnare, per difendere meglio. Allora queste 2 settimane saranno sicuramente molto importanti per fare il riposo necessario per alcuni giocatori e per continuare a sviluppare l'idea che abbiamo bisogno di portare alla fine della stagione. Grazie Emiliano, grazie David, good luck for the start of the Six Nations campaign. Grazie Simon.